La variante Delta corre, sebbene la provincia dell'Aquila sia meno colpita ad oggi rispetto ad altri territori, un po' di apprensione c'è. In provincia sarebbero una decina i casi sequenziati, anche in città qualche caso si è registrato, perché ad esempio i titolari di un pub all'Aquila, nella zona del Torrione, hanno annunciato attraverso la loro pagina social di dover chiudere il locale per alcuni casi di positività al Covid-19. A fare il punto il dottor Domenico Pompei, direttore del Dipartimento Prevenzione della ASL 1. Abbiamo alcuni casi nell'area della Marsica, ci sono stati 3 casi, peraltro persone che avevano già ricevuto una prima dose di vaccino, quindi questo ci fa riflettere molto sul fatto che una sola dose non copre dalla variante Delta e quindi ci vogliono tutte e due le dosi, e questo è un invito veramente caldo a vaccinarsi. Però insomma stanno bene, problemi grossi di salute non ce ne sono. Poi abbiamo un piccolo focolaio circoscritto qui sull'Aquila, ma insomma è una comunità ristretta per cui non destano assolutamente problemi, perché è assolutamente circoscritto, di 4 casi, e in più abbiamo avuto 2 casi su Roccaraso di 2 persone che stavano pure queste in una comunità ristretta e sono assolutamente circoscritte, per cui la situazione diciamo che al momento è tranquilla. Noi stiamo sequenziando tutti i tamponi positivi, i nuovi che arrivano, proprio per identificare il prima possibile gli eventuali focolai ed isolarli. L'emergenza insomma non è ancora alle spalle, per questo spiega il medico le precauzioni di base devono essere sempre osservate, invece a ben guardare in giro c'è una sorta di rilassamento generale, mascherina, igienizzazione ed evitare assembramenti, questo vale anche oggi. Al momento diciamo ci stiamo sul pezzo, però non bisogna abbassare la guardia, dobbiamo stare attenti, manteniamo massima l'attenzione. L'uso delle mascherine, anche se all'aperto non è più obbligatorio, ma quando c'è assembramento indossiamo, mettiamocele sempre. Questo è attento alle riunioni, alle feste e così via, perché la situazione chiaramente non è tranquillissima, insomma basta un non nulla per far riaccendere una situazione che attualmente è calma.